sicuro a questo mondo. Tutti noi facciamo come un giro tondo. Chi sulla montagna crede andare, proprio in fondo al mare si ritroverà. L'odio si trasformerà in amore, prima è stretto poi s'allarga il cuore. Come la vendetta si fa ricompensa e l'inimicizia diviene amistà. Muta la sorte, muta il mare, l'onda viene, l'onda va. Muta la sorte, muta il mare, l'onda viene. Alla fatalità, farsi cattivo, sangue nulla vale, scegliere non si può tra il bene e il male, tutto è scritto lassù, è scritto lassù, tutto è scritto lassù, è scritto lassù. Se ti rubano i gioielli, tutta colpa dei gemelli, se vi viene il mal di pancia, sarà stata la bilancia, se ti rompi il lucernario, è uno scherzo dell'acquario, se cadete in depressione, responsabile il leone. Tutto è scritto lassù, è scritto lassù, tutto è scritto lassù, è scritto lassù. Se vi tocca bere il bario, c'è di mezzo il sagittario, responsabile del tifone, certamente lo scorpione. Se vi cacciano dal lavoro, lo zampino c'è del toro, se vi tassano sul lusso, della vergine l'influsso. Tutto è scritto lassù, è scritto lassù, tutto è scritto lassù, è scritto lassù. Se in amore non riesci, ci saranno di mezzo i pesci, se vi fa scherzi da prete, scommettiamo che è l'ariete. Siete cronici in bolletta e del cancro la vendetta, se vi levano di turno, vuoi veder che il capricorno. Tutto è destino dell'umanità, è sottomesso alla fatalità. Farsi cattivo, sangue nulla vale, scegliere non si può tra il bene e il male. Tutto è scritto lassù, è scritto lassù, tutto è scritto lassù, è scritto lassù. Tutto quello che ci accade, di bene e di male, è scritto lassù, diceva il mio capitano. E aggiungeva che ogni pallottola che esce da un fucile ha scritto sopra il suo indirizzo. Come quella che ti ha azzoppato, Jacques? Sì, e che mi ha fatto innamorare. Una fucilata. E di pesa dall'oste che mi ha fatto ubriacare. Non ho portato le bestie all'abbeveratoio e mio padre me le ha suonate in quell'istante. Passa un reggimento, io per dispetto mi arruolo, scoppia una battaglia e mi becco una pallottola nel ginocchio. La pallottola con il tuo indirizzo è arrivata a destinazione e ti sei innamorato. Racconta su la storia dei tuoi amori. Oh, una montagna di morti e io sotto di loro. Finalmente mi trovano e mi mettono sopra un carretto per portarmi all'ospedale. A ogni sobbalzo, urlo di dolore. All'ingresso di un villaggio mi son fatto mettere per terra. Sulla porta di una casupola c'era una coppia di contadini. La donna mi ha dato da bere, mi ha passato sul viso un panno bagnato, mentre il marito... Ah, finalmente, mascalzone, vedo dove vai a parare, sedurre la moglie del tuo benefattore. No, padrone, non vedete proprio nulla. E non è forse di questa donna che ti sei innamorato? E se fosse... Oh, sì, 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 se il mare bollisse ci sarebbero molti pesci cotti. No, non era la mia Dulcinea. Era una brava persona che mi prestò i primi soccorsi, mentre il marito non era il mio benefattore. Continuava a recriminare: moglie mia, che diavolo sei andata a fare su quella porta? Se tu fossi andata al mulino come ti avevo detto io, ci andrò domani. E il fieno nel fienile lo metteremo domani.
Che diavolo sei andata a fare su quella porta? Un momento, ma che diavolo sei andata a fare su quella porta assomiglia molto a che diavolo è andata a fare su quella galera della commedia di Molière. Tutti copiano da tutti. Hai ragione, noi due rassomigliamo molto a Trim e lo zio Tobia di Stern, ah, a Sancho e Chisciotte di Cervantes, a Ferraù e Ricciardetto di Forteguerri. Ma non si tratta di essere veri o falsi, ma di essere divertenti. Si continuerà a citare la frase di Molière, mentre la battuta del nostro contadino non diventerà mai proverbiale. Ah, che ci volete fare, il teatro? Un tempo le scene erano di cartone e gli attori erano veri, oggi le scene sono vere e gli attori di cartone. Insomma, spesi quasi tutti i miei soldi nel farmi curare da un medico di campagna sempre più lento nel guarirmi il ginocchio e sempre più veloce nel prosciugarmi le tasche, finché un giorno prendo la mia gruccia e vado al villaggio. A mezza strada sento delle grida e vedo una donna in lacrime davanti a un orcio in pezzi. Povera me, è andato perduto tutto l'olio. Ora il maggiordomo del castello me lo farà ripagare e sarà più di quello che guadagni in un anno. Si era radunata gente. Tutti la compiangevano, ma nessuno metteva mano alla tasca. Io le ho dato le due monete che mi restavano e sono scappato per non sentire i ringraziamenti. È stato un bel gesto. No, una bella sciocchezza. Due mascalzoni che avevano adocchiato le monete d'oro mi hanno inseguito e frugato. Trovandomi addosso solo pochi spiccioli, mi hanno riempito di botte e lasciato in terra svenuto. Ah, un bel premio per il tuo atto generoso. Non credi che Dio ti dovrebbe delle spiegazioni? Oh, lassù sono scritte strane cose. Con molti errori di ortografia. Padrone, i vostri discorsi sanno di eresia. Hai ragione. Da 2000 anni Cristo ce l'ha con noi per non essere morto a letto come tutti. Già, perché lo rappresentano così triste? I fachiri dormono su un intero letto di chiodi e lui per tre soli. Incredibile, hanno condannato a morte un immortale. Lassù il Padre e lo Spirito Santo se la faranno addosso dal ridere. Infatti, dopo tre giorni, rieccolo in piena forma. Allora bisognerebbe rappresentarlo allegro. No, sarebbe un cattivo esempio per gli operai. E se lo avessero impalato, dove verrebbero le stimmate ai santi? Basta, linguaccia. Che ore sono? Padrone, che ne avete fatto del vostro orologio? Ah, capisco. L'avete lasciato alla locanda dove abbiamo pernottato e qualche mascalzone l'avrà rubato. Ne compreremo un altro. Buono, buono, cavallo mio, non fare il matto. Vedete, questa bestia non è mai del mio parere. Quando voglio correre si impunta, quando voglio andare piano schizza via come una saetta e ogni volta mi porta davanti a qualche forca. Porterà male, vorrà dire che verrò impiccato? Naturale, è il cavallo la parte più importante del cavaliere. Oh, ecco un venditore ambulante, vediamo se ha qualcosa che fa al caso nostro. Spille, giarrettiere, tabacchiere, pettini e specchi. E poi guardate, ho l'orologio del Re Sole. Sì, e io ho il pomo d'Adamo. Che ne dite di questo orologio, vi interessa, signore? Sembra un Julien Leroy. Ve ne intendete, vedo. L'ho comperato stamane da un tale che aveva perso il gioco e posso cedervelo a prezzo di favore. Guardatelo più da vicino, non è una meraviglia? Certo, grazie mille. Come sarebbe a dire grazie mille? Per la passeggiata. Questo è l'orologio del mio padrone. Voi gli avete fatto fare un giretto e ora io lo riporto a casa. Siete pazzo, l'ho pagato 30 scudi sonanti. Aiuto, guardie, prendetelo. Dov'è il delinquente? Cosa ha fatto? M'ha derubato, eccolo là. Ma non scappa, sta passeggiando. Ha il mio orologio. Sì o no? Deciditi a parlare, giovanotto. Perché se è scritto lassù che voi prenderete un granchio, io non ci posso far nulla. Andiamo? Andiamo pure. Faremo i conti. Coraggio, Jacques, vedrò di recuperarti. È tutta colpa della fatale. Bello è pensar la Grecia antica che dei consigli è sempre amica, ci dona grani di saggezza pieni di splendida allegrezza. Esopo bravo letterato dal suo padrone fu mandato alla piscina popolare per farsi un bagno salutare. Guarda quel tale là per la via, sembra sfuggire la polizia, vogliamo sapere dove tu vai, per caso stai cercando guai. Cari signori, io non lo so, ma la mia meta troverò. Tra la 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 la
filare insieme a noi per questa notte, se non vuoi prendere le botte. Intanto per precauzione mi condurranno alla prigione, dove potrò riflettere bene su dove andare mi conviene. Il buon Esopo ebbe ragione, tacendo la destinazione, mentre alle terme era avviato, fino in galera difilato. E la morale questa qua, non si sa mai dove si va, e la morale questa qua, non si sa mai dove si va. Eccone un altro! Come mai sei dentro, amico? Ma per furto, dicono! Per stare al mondo ci vuol fortuna! Già. I galantuomini come noi fanno le mascalzonate troppo goffamente! Io, ad esempio, non ho saputo rubare nemmeno a me stesso! No! Avevo un grosso patrimonio, ma più poveri incontravo, più mi sentivo colpevole delle mie ricchezze! Beh, per disprezzare il denaro bisogna possederne parecchio! Provavo sollievo nel dare a piene mani! Oh. E quando mi fui ridotto al lumicino, mia moglie, per salvare il salvabile, mi fece interdire! E io pensavo che mi amasse! Si vede che più del gallo le interessavano le piume. Allora pensai di commettere una truffa. Bravo! E chi hai spennato? Me stesso! Soldi non ne avevo più, ma possedevo ancora beni immobili. Ah. Per poterne disporre, nonostante l'interdizione, firmai un gran numero di cambiali a favore di una giovane domestica che mi dimostrava una certa benevolenza. Ai, 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 l'amore per una donna è incompatibile con l'amore per l'umanità. Questa ragazza avrebbe dovuto presentarli all'incasso. Sì. Data la mia morosità, il tribunale avrebbe messo all'asta casa e terreni e lei avrebbe dovuto poi di nascosto consegnarmi il ricavato e io l'avrei largamente ricompensata. Ma questa pazzarella si compensò da sola, mettendo le mani sui soldi! Non avete idea di quanto denaro può contenere una mano femminile, specie se piccola e delicata? Ma qui ci sto proprio bene! No. Il vitto è buono, le guardie simpatiche, trattano bene i detenuti, perché senza di noi loro non esisterebbero. Lontano dalle mie donne sono felice, sono proprio fortunato! L'amore, paroloni prima, paroline poi e infine parolacce... Guarda sulla gazzetta! Un tizio, la mattina dopo le nozze, ha buttato la sposa dalla finestra! Già, la notte porta consiglio! Si può dalla prigione tentare un'evasione e con un mercantile raggiungere il Brasile. Gli indiani occidentali son tipi originali, a causa del calore non sentono il pudore. Non son come noi bianchi che siamo sempre stanchi, gli piace lavorare, non vogliono riposare. Raccogliamo il cotone e cantiamo una canzone sopra un'aria molto gaia. Coltiviamo la papaya là sul Rio della Plata. Noi piantiamo la patata e poi con vero spasso e vi offriamo l'ananaso. Non è certo un lavoro raccogliere quell'oro che come ogni altro frutto si trova dappertutto. Farà molti denari i bravi missionari perché con mano giusta adoprano la frusta. Purtroppo l'Eldorado ci tocca assai di rado, scacciamo l'illusione, torniamo nella prigione. Che disperazione! Sono vittima di un errore giudiziario! Un errore giudiziario è sempre un capolavoro di coerenza. Già, io sono l'intendente di un nobile locale. Ah. E a forza di ordinare dolci per le sue feste, mi sono incapricciato della pasticcera! Una donnina deliziosa, con un marito senza né garbo né spirito, una specie di bue da lavoro.
Non mettere le corna ad un tipo così sarebbe stato un insulto alla provvidenza. Secondo alcuni provvidenza è il nome di battesimo del caso, secondo altri caso è il nomignolo della provvidenza. Mi son messo d'impegno per attirare l'attenzione della bella. E men che non si dica, la fortezza era espugnata. Bene, bene. No, male, male. Da allora non è passato giorno senza che le facessi visita. Non appena quel bietolone del marito andava al forno, io raggiungevo la mia bella sotto le coperte. Mi trovavo così bene che l'idea di separarmene mi diventava sempre più insopportabile. Finché ebbi un lampo di genio e cominciai a scrivere lettere anonime alla polizia accusando il pasticcere di reati d'ogni sorta. E le guardie ci credettero? Furono anche troppo solerti. Un bel mattino avevo appena raggiunto la mia bella nel suo letto quando arrivarono i gendarmi. Signora, si può parlare con vostro marito? Non c'è. E quello nel letto chi è? Nel letto del pasticcere deve esserci per forza il pasticcere. E mi trascinarono qui. Ora non so quando potrò uscirne, perché non oso ricorrere al mio padrone per chiarire l'equivoco. E come mai? È un moralista arrabbiato. Ho paura che mi licenzi. Oh, sono proprio sfortunato. Padrone mio, finalmente! Shaq, amico mio! Ho parlato con il luogotenente di polizia ed ho chiarito tutto! Eccolo qua, Julien Leroy! Ho preso alloggio al Gran Cervo, un'ottima locanda. Ordineremo un buon pranzetto e ti ritornerà il buon umore! Giusto, prima lo stomaco e poi la morale. Andiamo alla locanda! Disgraziato, mascalzone, figlio di una buona donna! Ma che è successo, signora? Con chi ce l'avete? Andiamo, stessa, quel signore mi sembra una persona a modo! No, è un bruto senza pietà, senza sentimenti, senza umanità. Che male aveva fatto la mia Nicola a quel marchese dei miei stivali per maltrattarla così? Ne resterà segnata per il resto della vita. Via, 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 forse il danno non è così grave. Il colpo è stato spaventoso, vi dico. Ne resterà storpia. Bisogna mandare a chiamare il chirurgo. Ci son già andati. Metterla a letto. C'è già e getta grida da spezzare il cuore, povera Nicole. Signora, il marchese vuole il vino. Veniamo. Le lenzuola. Arriviamo. Le costolette. Eccole. Il pitale. E allora eccolo. Quella povera creatura non aveva fatto del male a nessuno. Ero appena entrata nella stanza del marchese che sento le sue grida. Signora, tranquillizzatevi. Il medico dice che non è niente. Oh. Solo due contusioni, una alla testa e una alla spalla. È molto che l'avete? Una quindicina di giorni. Era stata abbandonata alla stazione di posta qui vicino. Oh. Come abbandonata? C'è della gente con il cuore più duro della pietra. La povera creatura ha rischiato di annegare attraversando il fiume. È arrivata qui come per miracolo e Dio l'ha accolta, per carità. Che età ha? Credo un anno e mezzo. Eccola! Ma è una cagna! La bestia più bella del mondo. Ah, non darei la mia Nicole per 10 Luigi. Complimenti, ostessa, per il vostro buon cuore. Noi del popolo amiamo gli animali perché li comprendiamo. Sappiamo cosa vuol dire essere alla mercé dei più forti. E almeno avete qualcuno da comandare. Proprio così, tutti al mondo siamo il cane di qualcuno. Il ministro è il cane del re, il re è il cane della regina, la regina è il cane del cicisbeo di turno. E quando voi padrone mi fate parlare mentre vorrei tacere o mi ordinate di tacere quando vorrei parlare, io sono il vostro cane, anche se non scodinzolo. L'attaccamento per gli animali non l'ho notato solo nel popolo. Conosco dame dell'alta aristocrazia che amano circondarsi di cani, gatti, pappagalli. No, quelle signore non amano nessuno. Riversano sugli animali un sentimento falso per illudersi di avere un cuore. Lor signori vanno lontano? Ah, non sappiamo nulla. Lor signori seguono qualcuno? Nessuno. Vanno o si fermano a seconda dei loro affari? Non ne abbiamo. Viaggiano per loro piacere? O per dispiacere. Mi auguro che sia per il primo. Beh, il vostro augurio non servirà a nulla, andrà come scritto lassù. Ah, è un matrimonio. Forse sì, forse no. Forse è Jacques che parla sempre dei suoi amori e finirà con lo sposarsi. Vi sbagliate, padrone. Come sarebbe, mi sbaglio? Vi sbagliate di grosso. Un certo Jacques pretende di dire a me, suo padrone, se sbaglio oppure no. Io non sono un certo Jacques. Ricordatevi che mi avete addirittura definito vostro amico. Se avrò voglia di chiamarti amico, sarai mio amico. Se avrò voglia di chiamarti un certo Jacques, sarai un certo Jacques. Perché lassù, come diceva il tuo capitano, è scritto che io sono il tuo padrone. E se Jacques non la smette di impuntarsi, il suo padrone lo manderà a dormire nella stalla. Non ci andrò. Ci andrai.
Signore, smettetela di arrabbiarvi con il vostro servitore. È molto insolente, ma ho proprio l'impressione che sia quello che fa per voi. Secondo me, lassù sta scritto che siete fatti l'uno per l'altro. Hai sentito, Jacques? Non mi sbarazzerò mai di te. Ve ne sbarazzerete, signore, perché vado a dormire nella stalla. Tu non vai da nessuna parte. Ci vado. Non ci vai. Ci vado. Carino mio, lascia che ti abbracci. Ma come farei senza di te? Visto che lassù sta scritto che vi sono indispensabile, all'occorrenza ne approfitterò. Ma se sarete un padrone buono e ubbidiente, non ve ne troverete affatto male. Mère venu à nos moutons. Ma ritorniamo ai nostri discorsi. Allora diteci, stessa, chi è quel marchese che ha trattato così male la vostra cagnetta? Il marchese d'Esarcy. Sapete, da giovane era un bel tipo, donnaiola, sei piacente, ma non stimava le donne. A buon diritto! Voi mi interrompete, signor Jacques? Il marchese aveva messo gli occhi sulla marchesa della Pomeré, una vedova morigerata, orgogliosa e per giunta ricca. Giudicare una persona dai soldi è come giudicare un quadro dalla cornice. Insomma, già! Ho capito, padrone, va bene, vado a dormire nella stalla. Oh, il marchese. Dovette impiegare parecchio tempo ed energie prima che la marchesa finisse per cedere ed accordargli i propri favori. Dapprima filarono in perfetto amore, ma poi purtroppo... successe qualcosa di tremendo. Peggio! Non successe nulla. Il libertinaggio è divertente, la legalità è noiosa, come sanno i grandi filosofi. Il gran Voltaire un dì si lamentava perché i suoi libri sempre ognun lodava, eccetto che il suo ultimo poema, che dei prelati ebbe l'anatema, parlava della santa damigella Giovanna d'Arco detta la Pulzella. Si disse che la nobile eroina da lui fu fatta ignobile sgualdrina. Nei tempi antichi tutti gli scrittori non eran criticati dai censori. Catullo, Orazio, Pedro e Giovenale potevan di chiunque parlar male. Narra Svetonio le orge di Tiberio, Seneca poi con fare semiserio descrive un servo che sul cavo specchio il membro si ingrandiva di parecchio. Si suol dare indulgenza solo ai morti e gli scrittori vivi han tutti torti. Ha offeso il gran Voltaire la religione e dei prelati avrà la punizione. Mi consigliavan tutti di cercare nuovi argomenti da poter trattare. No, no, io sono terzo con certezza. Fuori della religione non v'è salvezza. Fuori della religione non v'è salvezza. Moglie, moglie, ho una grossa sorpresa per te. Oh, se quello che penso io non è tanto grossa e non è più una sorpresa. Abbiamo ancora tra i piedi il nostro piagnucolone. Cosa vuoi ancora da me? Sei in miseria, non sai di che seminare i tuoi campi. Per intercessione di questa donna chiacchierona ti ho fatto un prestito. Tu hai promesso di restituirmelo e invece hai mancato già 10 volte. Fuori di qua. Gli usceri sono a casa mia e sono ridotto sul lastrico. Mia figlia andrà a Parigi a far la serva prima e poi la sgualdrina. Mio figlio si arruolerà a militare prima e poi si farà uccidere. Mia moglie farà la barba ai morti ed io chiederò l'elemosina davanti alla chiesa. Ah, e sarei io la causa di tutte queste sventure? Via via, vediamo allora quel che ti occorre. Non mi occorre nulla, non voglio il vostro aiuto, costa troppo caro. No, moglie, fermalo, per carità.
Perdonate, signor Conte, la natura mi ha fatto il più duro e il più tenero degli uomini e così non so accordare né rifiutare. Alla mia età non ci si corregge più. Se i primi che si sono rivolti a me mi avessero strapazzato come hai fatto tu, amico, forse sarei divenuto migliore. Compare, grazie per la lezione. Moglie, dagli quel che gli occorre. Un momento, signor Oste, ma questo è il finale adatto alla commedia Il Burbero Benefico del signor Goldoni? Se mai lo incontro, glielo suggerirò. Su, marito mio, al lavoro, meno chiacchiere più fatti. Non basta fare cocodè, bisogna fare l'uovo. Mia cara ostessa, amate vostro marito? Mica tanto, in suo onore ho dato nome alla locanda al grande cervo. Mirabile ostessa. Il mio champagne mi abbellisce i vostri occhi, vedo. Un altro bicchiere? Oh, i bicchieri sono come i seni, uno è poco, tre sono troppi. Sono sicuro che non siete nate in una locanda. È vero, sono stata educata a Saint-Cyr, dove ho letto molto i romanzi e poco il Vangelo. Dall'abbazia reale a questa locanda ce ne corre. Ma rimanete ancora un po', vi prego, a raccontarmi del marchese de Sarcy e della marchesa della Pomerée. La notte è giovane. Ma io no. Insomma, il marchese cominciò ad annoiarsi. Sapete com'è? Il troppo dolce stanca. Quando erano insieme, il marchese e la marchesa erano due anime gemelle. Nel senso che quando sbadigliava lui, sbadigliava lei. Quando lei riceveva ospiti, lui o non ci andava, o se ci andava, si sdraiava sul divano e si addormentava. Ma ciò nonostante, la marchesa lo amava ancora e soffriva atrocemente. Ma dato che era una donna orgogliosa, un giorno si infuriò e decise che era ora di finirla. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour. Amico mio, avete l'aria assorta? Anche voi sembrate assorta in tristi pensieri. Che cosa avete? Nulla. Coraggio, ditemelo. Servirà a scacciare la nostra noia. Ah, voi vi annoiate? Ma no, mia cara, però ci sono dei giorni in cui Dio sa perché. Oh, marchese, da tempo volevo dirvi una cosa. Ma temo di rattristarvi. E in che modo voi potreste rattristarmi? Dio sa che non ne ho colpa. Sono io la prima a soffrirne. Passo la notte a chiedermi che il marchese non sia più degno del mio amore. Posso forse rimproverargli qualcosa? Mi è infedele? No. E allora perché il mio cuore è cambiato mentre il suo è rimasto lo stesso? Non provo più quell'inquietudine quando tarda a venire, né quella dolce emozione quando arriva. Sul serio? Oh, marchese, risparmiatemi i vostri rimproveri, anzi no, li merito. Ma dovevo tacervi tutto questo? Sono io che sono cambiata, non voi, per quello vi stimo più che mai. Ma non posso mentire a me stessa. L'amore che provavo è svanito. Siete incantevole. Mi avete dato una gioia immensa. La vostra sincerità mi riempie di vergogna. Quanto siete superiore a me e quanto sono piccolo di fronte a voi. La storia del vostro cuore è infatti identica alla storia del mio cuore. Ah. Ma io non ho avuto il coraggio di confessarvelo. È la verità? La pura verità. E possiamo soltanto rallegrarci che quel fugace e ingannevole sentimento che ci univa ci abbia abbandonati nello stesso istante. È vero. Che disgrazia sarebbe se il mio amore fosse ancora vivo e il vostro fosse ormai morto. Mai mi siete sembrata bella come in questo momento. Se l'esperienza non mi avesse reso prudente, ebbene, direi che vi amo come non vi ho mai amato prima. Che faremo ora, marchese? Noi non ci siamo mai ingannati. No. Mai ci siamo detti bugie. No. Possiamo rimanere ottimi amici. Io sarò per voi un tenero amico a cui confidare le vostre conquiste. Già. E voi sarete lo stesso per me. Già. Io consiglierò voi e voi consiglierete me. Ci aiuteremo vicendevolmente nei nostri intrighi amorosi. E chissà che alla fine non possa accadere. A presto, mio caro. Non essere amata è una sventura, ma non esserlo più è un affronto. Mi sbaglio, voi siete la signora Duqueroix? Che gioia rivedervi. Sono secoli che non ci incontriamo. Ciao, carina.
Ma dove vi eravate nascoste? Vi dirò, da quando ho perso la causa per l'eredità, di punto in bianco ci siamo ritrovati sul lastrico. Oh. Non so se è vero che la febbre mette in fuga i pidocchi, ma di certo la miseria mette in fuga gli amici. Così siamo venuti a Parigi in cerca di lavoro. E l'avete trovato, spero? Oh sì, un lavoro infame, pericoloso e poco redditizio. Gestisco una casa da gioco. Ah, intendo! Faraoncino, altri giochi d'azzardo. E ditemi, servite anche la nuova droga americana, il caffè? Oh sì, ma solo i più danarosi, costa così caro. Agli altri servo cioccolatte. E dopo la chiusura, per incoraggiare i clienti, ne intrattengo un paio insieme a mia figlia. Brava! Ma povera bambina, è così sprovveduta. Avevo sperato di farla debuttare all'opera, ma ahimè canta come balla coi piedi. L'ho anche presentata a personaggi influenti, giudici, prelati, finanzieri, ma presto tutti me la rimandano a casa. Non ha proprio la vocazione per il libertinaggio. Quelle come noi le chiamano donnine allegre, ma non so dove sia l'allegria. Giusto, mi sono sempre domandata perché le donne facili vengano chiamate vacche. Quelle povere bestie vengono condotte dal toro una sola volta l'anno. Non è che con questa professione avete raggiunto una notorietà eccessiva? No, la nostra bisca è in Rue d'Ambourg, piuttosto fuori città. Suppongo che non teniate molto a questo mestiere e accettereste con gioia qualora decidessi di offrirvi una sorte migliore. Oh, signora Marchesa, grazie! Sarebbe troppo bello! Però dovete obbedirmi alla lettera. Vi aiuterò a tornare stimate come un tempo. E innanzitutto vi assegnerò una rendita, ecco. Non si può praticare la virtù senza un minimo di confort. Poi, con qualche paroletta lasciata cadere nei salotti giusti, vi renderò il vostro buon nome e la reputazione, si sa. E come la verginità, serve una volta e basta. Ma con qualche accorgimento si può rimetterla a nuovo. Ecco, questa è la chiave e l'indirizzo. Vi alloggerò in un piccolo appartamento presso la chiesa di Saint-Germain-des-Prés. Vedrete che come mobilio c'è lo stretto necessario. Ne uscirete unicamente per andare in chiesa e tornare indietro. Camminerete sempre ad occhi bassi. Non andrete mai in giro l'una senza l'altra. Parlerete sempre soltanto di Dio. Io non verrò a farvi visita, oh no! Non sono degna di frequentare donne così pie. Ci incontreremo qui nel giardino. E ricordatevi di essere sempre vere signore. Cosa fa di preciso una vera signora? Niente di quello che le piacerebbe, per essere accattivante. Capisco, per mungere bisogna ungere. E tu piccola, cerca di mostrarti operosa. È una virtù molto apprezzata. Oggi è più facile trovare un ago in un pagliaio che in mano ad una giovinetta. Ma io non so ricamare. E tu fingi. La mancanza di sincerità non è terribile, è un metodo per moltiplicare le nostre personalità. Davvero? Ti sembro spregiudicata, vero? Sì. Ci sono cattivi consigli che solo una donna onesta può dare. E adesso andate, mi raccomando, non ci siamo mai incontrate. Oh, Marchese, che gioia rivedervi! Ditemi, ditemi come vanno le vostre avventure, le vostre giovinette. Nel viaggio dal mio castello a Parigi ho inaugurato 3 bocciuoli. Come avete potuto? Ho un cavallo molto veloce. Sfacciato. Avete ragione, le sole cose di cui non ci si deve pentire sono le nostre follie. E voi quali follie? Il contino? No. Gli ho dato il ben servito. Ma come? Avete ancora una 20 d'anni per peccare allegramente? Ditelo che mi amate ancora. Presuntuoso. Voi contate sul mio ritorno e volete riservarvi vantaggi di una condotta irreprensibile. E questo vi fa paura? Siete una donna pericolosa. Oh, povera me, come mi sento vecchia. Vedete quella fanciulla che passeggia là nel giardino insieme alla madre? Quando l'ho conosciuta era alta così. È una bellezza. Si dice che la garanzia dell'onestà di una donna sia la bruttezza. Ma quella piccola è un amore. Buon Dio, signora Duqueroy. Che cosa avete fatto in tutto questo tempo? Oh, abbiamo avuto molte disgrazie. E conduciamo una vita modesta e ritirata. Sì, rinunciare alla vita mondana è lodevole.
ma evitare anche me? Oh, carissima signora, quante volte vi ho ricordata mia madre? Ma lei temeva ci aveste dimenticate. Oh, 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 che ingiustizia! Sono lieta di rivedervi. Questo è un mio amico, il marchese de Sarcy. Com'è cresciuta la signorina? Si è fatta proprio bella. Restate ancora un po', vi prego, non andate via a causa mia. No, no, dobbiamo andare al vespro. Oh, pregate anche per me. Marchesa, chi sono quelle donne? Oh, le creature più felici che io conosca. Avete notato la calma, la serenità? Comincio a pensare che ci sia una grande saggezza nel vivere appartati. Ah, Marchesa, avrei dei rimorsi se la nostra rottura dovesse portarvi a conclusioni tanto tristi. Preferireste che continuassi a ricevere il contino? Certo! Accanto alla freschezza di quella fanciulla mi sono sentita come una rosa appassita. Guardate! Si è inginocchiata al passaggio della processione. Che cosa ne dite? Che occhi! Che voce! Che sorriso! Che portamento! È come un quadro! Ebbene, Marchese, allontanatevi prima che vi cadano gli occhi dalle orbite. Ah, bellezza fatale! Son le Madonne di Raffaello, la grande gloria del suo pennello, perché ciascuna sembra incarnare la pura immagine di Venustà. Sopra la seggiola la zingarella, con un turbante si fa più bella, poi viene quella che è del Granduca, nel verde manto par che riluca. La donna e l'elefante non dimenticano mai un'offesa. Si leva in volo quella Sistina sopra una nuvola adamantina. Un altro al bimbo solleva il velo con un sorriso che sta di cielo. La giardiniera al suo bambino concede il gioco del cardellino. Dell'impannata nella sua stanza l'ultimo il putto guardò che danza. L'arancia, quando è troppo spremuta, sprizza l'amaro. Di tutte quante fu la modella, una fornaia davvero bella, dall'espressione dolce e soave, ma di scarsissima moralità. Queste Madonne di Raffaello, per le fanciulle sono un modello, persino quelle più depravate, simular possono la santità. La bellezza è superficiale. La bruttezza arriva all'osso. Marchesa, avete visto le vostre amiche? Tanto sventurate e tanto dignitose, ma come mai non pensate a invitarle a pranzo? Credevo mi conosceste meglio. In passato l'amore vi spingeva ad attribuirmi tutte le virtù. Oggi che siamo solo amici, vedete unicamente i difetti, anche quelli che non ho. Le ho invitate, ma invano. Se si venisse a sapere che le frequento e le proteggo, non riceverebbero più elemosine. Vivono di elemosine? Sì, di quelle della loro parrocchia. La miseria ha una sua dignità che noi creature dorate non riusciamo a comprendere. Ma sapete che ho avuto la tentazione di andarle a trovare? No! Sarebbe la loro rovina. Quella ragazza è così bella. Non immaginate i terribili pettegolezzi che ne nascerebbero. No, 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 Marchese, non confondete quella fanciulla alle donne che conoscete voi. Non si lascerà sedurre. Non raggiungerete mai il vostro scopo. Non vi fidate di me? Ho la testa sulle spalle. Anche Maria Stuarda l'aveva. Ma io ho il cuore in mano. E cosa avete al posto del cuore? Andate, andate. Signora Marchesa! Sì? Il nostro innamorato è pronto all'assalto finale. Ci ha mandato una lettera rovente. Il Marchese non ha mandato solo la lettera. No? Cara, non mi pare il caso. Perché? Facciamoglieli vedere, sono così belli. Insomma, cara, non annoiare la signora. Eccoli! Non sono una meraviglia? Quando ho aperto lo scrigno sono rimasta senza fiato. Varranno una fortuna. Appunto per quello.
Le rimanderete d'urgenza al marchese insieme alla lettera. Ma perché? Siete impazzita? No, inviare gemme preziose ad una giovinetta è un insulto. Ma se aveste conosciuto la fave non sareste così severa. Con un patrimonio simile si potrebbe vivere negli agi. Non sapete che l'avido uccide la gallina dalle uova d'oro? Per voi il dono del marchese è troppo, per me troppo poco. Possiamo esigere ben di più. Ah, oh, nulla al mondo è dolce come l'amore. E poi è l'odio la più dolce cosa. Ma nessuno comprende il lavoro sotterraneo che prepara la collera. Le vezzose pastorelle sono tutte buone, sono tutte belle, di casate addolocate, il fior fiore sono della nobiltà. Orgogliosa come nel maiale si mangia ogni cosa, di lei nulla è da buttare, tutti gli avventori si danno da fare. La trentenne un po' frollata, come la fagiana viene palpeggiata, pronta a mettere allo spiedo, e gli intenditori glielo infileranno. Quarantenne vecchia chioccia, sembra indigesta, dura come roccia, ma chi la sa sopportare, sostanzioso brodo ci ricaverà. Poi la cinquantenne a cuccia, resta come il cane, quando l'osso ciuccia, servirà come guardiana, abbaiando forte la moralità. È un bene che le donne belle siano stupide. Se fossero anche intelligenti sarebbe un'ingiustizia. Ma quando arriva il marchese, Dio, com'è lungo un minuto. E dire che gli anni passano così in fretta. Oh, marchese, che notizie mi portate delle nostre amiche? Ho inviato un omaggio ed è stato puntualmente respinto. No! E così pure l'offerta di una tenuta in campagna, oh! Di un palazzo a Parigi, no! E di metà delle mie rendite. Oh! Sono alla disperazione. Vorrei strapparmi questa sciagurata passione dal cuore. Anzi, strapparmi il cuore. No, 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 marchese, non siate catastrofico. A che serve far tragedie? Non so decidere niente. Anzi, no, finalmente lo so. Voglio commettere la più grande sciocchezza della mia vita. Mi sposo. E il matrimonio non è uno scherzo. Dovete riflettere bene. Ma non posso fare altrimenti. Chiedete voi per me alla signora Duqueroy la mano di sua figlia. Ma non sarebbe il caso di chiedere informazioni a Parigi e in provincia su queste due signore? La vostra cautela è fuori luogo. Se hanno rifiutato delle offerte come le mie, sono più che disinteressate. Sono due creature rare. Ma lasciate che io faccia qualche indagine. È inutile, mia cara. Comunque, grazie di cuore. La vostra sollecitudine mi dice che mi amate come una sorella. Già, una sorella. E va bene, marchese, avete vinto. Quella è proprio la donna che ci vuole per voi. Quella ragazza è come l'America. Prima uno la scopre, poi un altro le dà il suo nome. Ebbene, marchese, siete soddisfatto della vostra prima notte di nozze? Dio mio, e come? La piccola è un tesoro. Dove hanno già messo le mani Alibaba i 40 ladroni, ascoltate. Avevate una donna onesta, ve la siete lasciata scappare. Quella donna onesta sono io, mi sono vendicata facendovene sposare una degna di voi. Correte in Rue di Amburgo alla bisca, scoprirete come si guadagnava da vivere vostra moglie. Eccola, chiedeteglielo. Vergognata, come avete potuto? Signore, calpestatemi, schiacciatemi. Svergognata, cosa avete fatto? Fatemi quel che volete. Correte, correte in Rue di Amburgo e fateci apporre una lapide commemorativa. Qui la marchesa d'Esarcy fece la puttana. So che sono indegna di perdono. Se potessi strapparmi di dosso il nome e il titolo che mi hanno fatto usurpare. Mi sono lasciata indurre dalle lusinghe di mia madre e della marchesa a fare un'azione infame. Ma credetemi, la corruzione mi ha sfiorata, ma non ha lasciato traccia in me. Desideravo mettervi in guardia, ma non ho mai trovato il coraggio
perché le vostre attenzioni avevano fatto schiudere il mio cuore. Alzatevi. Vi ho perdonato nel momento stesso dell'ingiuria, perché ho capito che non veniva da voi la volontà di ferirmi. Rispetto in voi la mia sposa. Siate onesta e felice. Sì. E fate felice anche me. Sì. Abbracciatemi, moglie mia, Marchesa de Sarcy. Ah. Quella donna non si è affatto vendicata di me, anzi, mi ha reso un immenso favore. Non siete forse più giovane di lei? Più bella? E 100 volte più devota? Le mie preghiere sono state esaudite! Ah, se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo! È proprio quello che si è fatto, Marchese! Al tempo degli antichi romani, centinaia di dei parevano pochi. Oggi uno solo ci sembra di troppo. Nulla di sicuro a questo mondo. Tutti noi facciamo come un giro tondo. Chi sulla montagna crede andare proprio in fondo al mare si ritroverà. L'odio si trasformerà in amore, prima è stretto poi s'allarga il cuore. Come la vendetta si fa ricompensa e l'inimicizia diviene amistà. La sorte muta il mare, l'onda viene, l'onda va. Muta la sorte, muta il mare, l'onda viene, l'onda va. La ragazza bella ognor si dice, facilmente muta nella meretrice, come la sirena incantatrice, il navigatore accalappierà. Ma forse una volta può accadere che una donna detta di piacere, se Cupido alato le saetta il cuore, in devota moglie si tramuterà. Muta la sorte, muta il mare, l'onda viene, l'onda va. Muta la sorte, muta il mare, l'onda viene, l'onda va. Spaventa passeri di crudeltà, dondola, dondola fino allo spasimo, spaventa passeri di crudeltà. Dico che il popolo con gioia insana ami presiedere l'esecuzione, questa abitudine piuttosto strana avrà un'ottima chiara ragione. La gente povera che non ha nulla vuol lo spettacolo da ricordare, teatro gotico, la mente culla, come una favola da raccontare. Dondola, dondola fino allo spasimo, spaventa passeri di crudeltà. Dondola, dondola fino allo spasimo, spaventa passeri di crudeltà. Dondola, dondola fino allo spasimo, spaventa passeri di crudeltà. Dondola, dondola fino allo spasimo, spaventa passeri di crudeltà. Ah, allora
Jacques, come va la testa? Meno bene della trave con cui ha avuto dei dissapori. Coraggio, appena arriviamo in città cerchiamo un medico. Non occorre. Ci ha pensato il padrone della stalla dove c'è quella trave maleducata in cui ho sbattuto. Mi ha medicato con l'acqua vulneraria. Mi ha ospitato in casa sua finché mi sono ripreso. E ha perfino comprato il mio cavallo matto al prezzo col quale l'avevo pagato. Guardate la povera bestia! Com'è contento con la moglie e i figli. Che brava persona, vorrei ringraziarlo anch'io. Eccolo, il padrone della stalla. Signore, Jacques mi ha raccontato che cosa avete fatto per lui e ve ne sono infinitamente grato. Per così poco? No, non molti sarebbero stati così generosi e soccorrevoli come voi con un semplice domestico. Siete un vero gentiluomo. Mi confondete. Conoscervi è un privilegio, permettete che vi stringa la mano? Non è il caso, voi non sapete chi sono. Sì, che lo so, siete un uomo di merito che possiede la rara virtù della modestia. Sì. Ah, ce ne vorrebbero tanti come voi. Certamente svolgerete un'attività benefica. Sono funzionario pubblico. Lo dicevo, un filantropo, un benefattore. Il signore è il boia provinciale. Sì. La morte degli altri mi dà da vivere. La morte è una mancanza d'educazione. È la conseguenza della mancanza di saper vivere. Da questo signore, senza conoscere il suo mestiere, io acquistai il mio cavallo matto. Ogni tanto la povera bestia mi prendeva la mano e mi portava in mezzo agli impiccati perché aveva nostalgia del suo vecchio padrone. E arrivando da queste parti, ha riconosciuto la sua vecchia stalla e vi si è precipitato senza ricordarsi di me che gli stavo in groppa e facendomi battere la zucca, così che quell'angelo di boia mi ha soccorso. Ah! È sempre un buon affare avere a che fare con la gente di malaffare. Jacques, tu mi ricordi Socrate. Socrate chi? Un filosofo di Atene, un antico saggio. Ah. E poiché i saggi dicono sempre la verità, gli uomini mediocri li ritengono pericolosi e li perseguitano. Socrate fu condannato a bere la cicuta. E quando il boia gli consegnò la tazza con il veleno, lo ringraziò con la massima cordialità, come hai fatto tu con il nostro boia. Sei proprio un filosofo. Il mio capitano leggeva i filosofi, specie un certo Spinoza. Mi piacciono, se ne fregano dei ricchi, non biascicano orazioni per ringraziarsi i preti, non tengono lo strascico ai politici nella speranza di arraffare una fetta della torta. Ah! Un filosofo, anche lo scrittore che ci ha inventati, simpatico. A me ha dato un nome, a voi no. Ah, la filosofia. Da che l'umanità ha introdotto i diritti dell'uomo, si fa una vita da cani. Non preoccuparti. Lavorare è sempre meno noioso che divertirsi. Non bisogna prendere la vita troppo sul serio. In ogni caso non ne usciremo vivi. Si passa tutta la vita a imparare a vivere per finire impacchettati in una bara. Quello che fa rabbia è finire in mano ai preti. Guardate, padrone, quella specie di carro di carnevale, tutto pennacchi e drappi neri. No, non è possibile. Sulla bara vedo la spada del mio capitano. Il morto è lui! Via, non è detto, tutte le spade si somigliano. Ma quella la conosco bene, l'ho lucidata centinaia di volte, povero capitano. Piangi pure, caro Jacques, in questi casi un uomo non deve vergognarsi delle sue lacrime. Vivo o morto che c'entra? Un militare fatto apposta per essere ammazzato. Quando ero il suo attendente, glielo dicevo 10 volte al giorno. Ma il mio capitano e il suo amico facevano di tutto per rimetterci la pelle. Erano ufficiali nello stesso reggimento, uguali in tutto, nascita, grado, in una cosa diversa, uno ricco e uno povero. Quello ricco era il mio capitano. Questo fatto avrebbe potuto generare amicizia o avversione. Le generò tutte e due. Nei momenti buoni erano come fratelli, si festeggiavano. Nei momenti neri si battevano a duello. Quando uno dei due rimaneva ferito, l'altro lo soccorreva amorevolmente fino alla guarigione e poi si ricominciava da capo. Questa storia venne a conoscenza dello Stato Maggiore che decise di separarli. Il mio capitano fu mandato in guarnigione e l'amico rimase al reggimento. Divisi, i due spadaccini caddero in depressione. So che il mio capitano chiese un permesso per motivi di famiglia,
Ma temo abbia raggiunto quell'altro pazzo e ora sarà in paradiso. Già, il paradiso è pieno di citrulli che credono che esista. Allora lui è lassù, perché fra un citrullo e un eroe c'è poca differenza. Non ti piacerebbe essere famoso per il tuo coraggio? No, davvero, non mi sognerei mai di battermi. Ah, non hai dunque sangue nelle vene? Sì, ma voglio che ci resti. I veri paradisi sono i paradisi perduti. Tu credi nella vita futura? Non credo né discredo. Mi accontento di godere questa come anticipo sull'eredità. A noi nobili in collegio si diceva che il corpo è come il bozzolo e l'anima come la farfalla, ora il guscio per involarsi verso la giustizia divina. Ah, il corpo come vagina dello spirito, bella immagine. È di un poeta italiano, Dante, che ha scritto la commedia dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. Strano soggetto per una commedia. Mi sembra più argomento di rivelazione divina. No, dopo l'Apocalisse Dio non si occupa più direttamente di letteratura. Guardate, padrone, il carro funebre torna indietro circondato dalle guardie. I preti sono tutti ammanettati e la bara è vuota. Forse il morto ha dato un'occhiata al regno dei cieli e ha tagliato la corda. Oppure nella bara c'era roba rubata o merce di contrabbando. O vi avevano nascosto una fanciulla rapita o una monaca fuggita. Viva! L'importante è che dentro non ci fosse il mio capitano, insomma. Non è il sudario che fa il morto. Non è davvero una chimera, un bel viaggio in mongolfiera. Si può volar fin al Katai, senza pericoli né guai. L'avi del popolo cinese, che è raffinato assai cortese, e curando la regina, d'indole bieca ed assassina. Ma tra quei corti gian servili vivono degli animi gentili. Un generoso mandarino beneficava il popolino. Ma la sua munificenza lo tradì, tutto il patrimonio brutto giorno finì. Cerco denar dei poveretti che vivo miseri e negletti. Or nel bel mezzo della festa osi tu farmi una richiesta. Cadde dal tetto un muratore, un vecchio piange a tutte le ore. Latte non ha la partoriente e l'orfanel non mangia niente. Basta, son proprio esasperata, prenditi questa scudisciata. Questo è per me e a voi m'inchino, ma cosa date al popolino? Questa è la lezione di quel mandarin, che la bontà vera non conosce confin. Questa è la lezione di quel mandarin, che la bontà vera non conosce confin. Tenete il Julien Leroy, ecco qua. Salute a voi, Marchese de Sarcy. Signor Conte. E a voi, reverendo segretario. Signor Jacques. Ci siamo incontrati alla locanda del Gran Cervo, presso lo stessa, che scandalizzai dando un calcio alla sua orribile cagnetta. E voi, signor Jacques, come avete fatto a capire che sono stato religioso ed ho portato il saio? Da come vi muovete? Perché io ho un fratello frate sfratato che ora fa il guardiano diurno di un locale notturno. Non vorrei annoiarvi, Conte, ma ci sarebbe molto da dire sulle vocazioni giovanili. Il mio segretario, il signor Richard, sui 18 anni fu preso da una profonda malinconia. Che i ragazzi scambiano per la voce di Dio mentre è la voce della natura. Già, disgustato dal mondo, mi feci frate premostratense. Bei frati quelli, colti, raffinati, con un elegante abito bianco. E tante amicizie altolocate, la ricchezza dei monaci nasce dal voto di povertà. Jacques, non interrompere i signori, sei un chiacchierone incorreggibile. Per forza! Fino a 12 anni non ho mai parlato, i miei nonni amavano il silenzio. Lavoravano tutto il giorno, poi alla sera la nonna cuciva e il nonno leggeva la Bibbia. E tu che cosa facevi? Correvo per la stanza con un bavaglio sulla bocca, ma non me la prendevo. Ero grato ai miei nonni per avermi allevato,
perché dovete sapere che io sono normanno per parte di madre e bretone per parte di un amico di mio padre. Posso continuare, conte? Prego, marchese. In quei giorni i conventi erano un disastro, vero Richard? Sì, la fede, la speranza e la carità erano partite senza lasciare indirizzo. E i frati più arruffoni mettevano in pratica l'esortazione liturgica della messa: pregate fratelli, orate fratres, trasformandola allegramente in divorate fratres. Per fortuna il convento del mio Richard venne affidato alla direzione di un certo padre Jusson, un frate fuori del comune, colto, brillante di carattere. E di solito chi ha carattere ha un brutto carattere. Così padre Jusson si rimboccò le maniche, ristabilì la disciplina e le pratiche religiose, vero Richard? Ma soprattutto perseguitò i giansenisti, una setta eretica domata nel secolo scorso, ma il cui fuoco covava ancora sotto la cenere, alla barba del Vaticano. Purtroppo le regole ferree che padre Jusson imponeva ai confratelli non erano di suo gusto. Ah, ma sapeva schivarle con grande eleganza. Come risultato, i baciapile, i moralisti, lo vedevano come il fumo negli occhi. Non solo, cercavano le prove delle sue trasgressioni per denunciarlo al padre generale, mentre i fedeli che ascoltavano le sue prediche credevano ciecamente in lui. La religione, la decisione del cristiano di trovare brutto e malvagio il mondo ha reso il mondo brutto e malvagio. Mea culpa, mea massima culpa. Hai visto che devozione, che raccoglimento? È un santo, un santo, un santo. Padre, padre, scusate se osiamo disturbarvi, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. La nostra figliola, che è una vostra penitente, da qualche tempo ci dà molto da pensare. È diventata ristratta, chiusa, irritabile. E bugiarda, ha preso l'abitudine di rincasare tardi e a volte non rincasa affatto. E a domandare dove è stata, si offende, strepita. Ah, la prenderei a sculacciate. Per carità, marito mio, sarebbe peggio. Ha solo 15 anni, ma guadagna più di noi due messi insieme. Fa la ricamatrice e a volte non torna a dormire perché lavora tutta la notte. È tanto devota. Prepara tovaglie d'altare di ricami finissimi, ma non si confida più con me. Padre, voi che la conoscete, non potreste dirci che cosa la turba? Signora, mi meraviglio di voi. Il segreto confessionale è sacro. Oh, perdono, è vero, ma siamo tanto angosciati. Coraggio, buoni genitori. Credete che tutte le mie giovani penitenti sono così gelose della loro purezza che io posso mettere la mano sul fuoco per loro? Comunque, alla prossima confessione vedrò di accennare alle vostre ambasce in modo che la fanciulla possa rassicurarvi di persona. Abbiate fede in Dio e nella mia buona volontà, pax vobiscum. Ah, dimenticavo! Ecco un centrino ricamato per voi, padre, dalla mia piccina. Hai visto come l'ha preso volentieri? Non bisogna mai presentarsi ai preti a mani vuote. Vieni! Bienvenuti! Povera mamma, si beve tutte le storie che le racconto. E mio padre, buono come il pane, ma stupido e violento. Sì, hai ragione. Un padre, anche se non sta nei cieli, può dare molte seccature. Se i tuoi genitori, come sono venuti a lagnarsi con me, ripetessero le loro querele a qualche altro santo confessore del nostro ordine, le nostre scappatelle potrebbero giungere all'orecchio del padre generale, che è d'un partito avverso al mio. No, una madre e un padre non farebbero mai la spia alla loro creatura. Non parlare come una trovatella. Possono farlo senza accorgersene, vedi? Il segreto confessionale va bene per i fedeli, ma è utilissimo per lo spionaggio interno. Qui mi tengono d'occhio come falchi. Gesù Maria! Hai presente quel giovine monaco tanto garbato? Carino, fratello Richard, ma non dà confidenza a nessuno. Penso me lo abbiano messo da turno per spiarmi. Ma cosa può scoprire? Nonostante i nostri convegni nel cuore, tu sei una scelta. Certo, l'ascetismo consiste nel godere dei piaceri colpevoli disprezzandoli, vedi? Per curare il vizio bisogna studiarlo e per studiarlo bisogna praticarlo. Qui ci vuole un'ispirazione. Datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo. Conosci il principio di Archimede? Sì, lo conosco dalle parole incrociate. Oh. Il principio di Archimede è la lettera A. Bene, mi allontanerò per qualche tempo. Tu richiedi i conforti religiosi del giovine monaco.
inondalo di lacrime, denunciami come il tuo seduttore. Sì, ti ho tolto l'onore e continuiamo a vivere nel peccato in quella villetta di periferia. Ma sei pazzo? Questa è la verità? Bisogna sempre speziare la menzogna con la verità, è più creduta. Ora ti ho abbandonata, non sai a chi rivolgerti. I tuoi genitori ti caccerebbero di casa conoscendo i tuoi eccessi. E se ci riesci, fatti venire uno svenimento, ai giovani piace molto. Capirà che fingo? No, fra una donna che mentisce e una che dice la verità non c'è alcuna differenza. Quando ti domanderà una confessione scritta dei miei misfatti, quel bel signorino, tu balbetta, tentenna, farfuglia, poi dagli appuntamento in casa della Simeon. E chi sarebbe costei? Quella zitellona gialla come un limone. Già, la virtù non dona alla carnagione. Che ostenta di offrire a Dio quello che Satana ha rifiutato, ma che in realtà gestisce una casa di appuntamenti per coppie clandestine senza darla tangente alla polizia come i bordelli che si rispettano. Ma è una buona donna, eh? Una mia penitente, oh, si farebbe spellare per me. Che Dio me la mandi buona. Io e il diavolo fanno entrambi miracoli, vedi tu quale preferisci. Ma il diavolo ha reso tali servigi alla chiesa che mi meraviglio come non lo abbiano ancora canonizzato per santo. E viva il buon vino che allegre ci rende vacanti tremende del rito divin. E voi, e voi. Giriamo, giriamo nell'estasi accese, godiamo le sorprese che il vino ci dà. Nel tempio di Delfi la pizia indovina, rendeva dozzina responsi d'amor. Sul fuoco di Baccoli sopra il braciere metteva il sedere tirando all'insù. La sua ispirazione dal basso partiva, la mente svaniva nell'immensità. E voi, e voi. Invece il buon vino la gola ci impiglia, che dalla bottiglia ricade all'ingiù. Dall'alto discende l'ebbrezza divina e l'alma si inchina al supremo voler. Beviamo, beviamo nei colmi bicchieri dei neri pensieri, la noia cadrà. Divina bottiglia, un grande scrittore, al suave licore un inno levò. E voi, e voi. Allor tutte in coro cantando e voi, omaggio rendiamo al grande Rabelais, al grande Rabelais, al grande Rabelais. Lodato sempre sia la pecorella smarrita, è già qui, piccola cara. Ah, soffro come una dannata. Di già? Così disperata, ha proprio bisogno di un buon pastore, bello, giovane, forte come voi, che la riscaldi e la riporti all'ovile. Qui sarete al riparo da orecchie indiscrete. Ora, signorina, bando alle querele. Dobbiamo stilare una lista delle imputazioni a carico di padre Uzzon che voi firmerete. Così? Avete violato il sesto comandamento, eh? Ma questo è nulla, padre mio, in confronto agli eccessi cui indulgeva quando entrava in frenesia. Che volete dire? La frusta! Oh. Infieriva su di me, chiamandomi Justine, come il personaggio di un nuovo romanzo proibito. Guardate qua, sono tutta un livido. Altre volte mi faceva correre tutta nuda davanti allo specchio, per poi coprirmi con una pelliccia come la Venere del Tiziano. Così e così! Oppure gridava scendi, fuoco di Sodoma e Gomorra e poi... Poi cosa? Tutto! Tutto? Tutto, tutto! Tutto, tutto? Tutto, tutto, tutto! Oh! In nome della legge, fermi tutti! Da una lettera anonima abbiamo appreso che in questa casa si esercita la prostituzione! Ecco infatti un bel quadretto, un monaco con una donnina allegra! Ma che dite, signore? Voi prendete un abbaglio, io sono una ragazza onesta! Sì, nei prezzi! Credete, commissario, mi trovo qui con la signorina per un importante affare! L'affare che portate nelle brache, immagino! Sono stato giovane anch'io! Stavo chiedendo al reverendo certi consigli di morale! E come no!
Si vede dalla vostra tenuta. Su, bella, ricomponetevi e venite con me. Non arrestatemi, vi prego. Non spezzate il cuore, miei vecchi genitori. Alla buon'ora. In quanto a voi, reverendo, ve la vedrete con il vostro superiore. Eccolo. Complimenti, commissario. Brillante operazione. Sarebbe questo il monaco mai visto prima. Silenzio! No, non ci sono monaci dissoluti nel mio convento. Probabilmente questo malfattore travestito. Fatene quel che volete. Guardie, ammanettatelo e portatelo dentro. Allora, contento padre? Molto, anche voi avete imparato che nella vita non è importante sapere di chi è la colpa, ma sapere a chi darla. Alla fanciulla, penserò io. Vi sono infinitamente grato a buon rendere. Sempre ai vostri ordini, commissario. Via libera, padre, potete trattenervi quanto volete. Grazie, Simeon. Vieni qui, bambolina! Oh, i campion del fottisterio! I campion del fottisterio vivono lieti in presbiterio, quasi fosse un falasterio di gagliarda umanità! Dimmi il bel premostratense! Dalle voglie molto intense, le fanciulle famelense per quell'asta senza par! E il magnifico templare? Un pendaglia sì esemplare, tal da far raccapricciare la devota umanità! Ed il rigido trappista? Nascondendosi alla vista, sa trovar sempre la pista! Per la santa volontà. Poi verrebbe il paolotto. E detiene un bambolotto che di sopra pur di sotto agli adepti fa assaggiare. E che fa l'archimandrita? È nervoso con le dita, la donzella fa stordita nella sua giocondità. Concludendo il fottisterio. Concludendo il fottisterio, è una beffa al climaterio, infallibile cauterio per purgar l'umanità. Se è vietato ai canonici l'uso delle donne, nessuna legge canonica vieta alle donne l'uso dei canonici. Che dici? Un bacio rubato è meglio di un bacio legale. No, un bacio è una domanda indirizzata al secondo piano per sapere se il primo è libero. Sapientissimi padri, secondo gli ultimi studi di teologia morale, si è convenuto che il coito con un demone, succubo o incubo che sia, è da considerarsi peccato di bestialità. Aggiuntavi la malizia della colpa contro la religione se il demone si presenta in veste di monaco di suora e della colpa contro natura se il demone appare in aspetto di afro-mongolo indio. È invece da considerarsi bestialità semplice se il demone si presenta in forma canina, felina, bovina, equina, suina e naturalmente serpentina per omnia secula seculorum. Oh, eminenza, come vi dicevo nella mia lettera, addolora il fatto di sapersi spiati dai propri correligionari. Ma voi conoscete l'ipocrisia dei giansenisti e la loro irriducibile ribellione alla bolla papale. Chi come noi cerca di ripulire i conventi, se lo deve aspettare. Sant'Alfonso de Liguori, vi compiango e al tempo stesso vi invidio. Solo gli eletti conoscono la persecuzione. No, no, io sono solo un umile monaco che cerca di fare quello che può per il suo convento. La vostra modestia vi onora e i servigi che avete reso al nostro sacro ordine Sant'Alfonso de Liguori non saranno dimenticati, statene certo. Se pensate che l'opera mia è valsa qualcosa, questo per me è già premio sufficiente, ma se posso approfittare della vostra benevola disposizione, ho una grazia da chiedervi. Fate liberare il giovane monaco che ha cercato di calunniarmi. È stato solo uno strumento nelle mani dei nostri nemici. Basterà ridurlo allo stato laico. Sono edificato dalla vostra generosità che vi spinge a chiedere clemenza per il vostro nemico. Sant'Alfonso de Liguori, vi darò ascolto. Basterà togliere l'abito talare a quello sconsiderato che potrà impiegarsi come segretario presso la nobiltà. In quanto a voi, vi assegnerò un'abbazia ricca e fiorente. Oh. No, no, non ringraziatemi. Sono io che ringrazio voi per avermi dimostrato ancora una volta che l'antico spirito del nostro ordine è ben vivo. Sant'Alfonso de Liguori, Sant'Alfonso de Liguori. Oh, come gaio, cortello, forte.
niente cucchiaio. Che cosa è letta? Cucchiaio, coltello e forchetta. Viva le posate che dan felicità. Sì, che dan felicità. Nacque una lite durante un banchetto fra la guaina ed il coltello. Mio caro guaina, con tutto rispetto, sei creatura da bordello. Tu degli asilo parecchi coltelli, non son modi troppo belli. No, 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 no. No, 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 no. Caro coltello, tu sei un dissoluto, cambi guaina notte e giorno. Questo sistema non mi è mai piaciuto, troppe guaine hai tu d'intorno. State a sentire il padrone di casa, questa lite a me non va. No, 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 no. No, 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 na, 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 na. Tu coltellino sei stato creato per più guaine infilare. Come tu guaina sei destinata più coltelli ad ospitare. Questa è la legge di madre natura che a nessun può far paura. No, 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 no. Non è morale, la storia non manca di sale. È scandalosa, ma tu ti ricorda qualcosa. La conclusione di questa sfacciata canzone dice gran follia reclamar la fedeltà. Reclamar la fedeltà. Ho dato la via dei cavalli e stanno riposando, eccomi qua. Caro Jacques, che ne diresti di fare un salto all'osteria? Che cosa c'è di meglio di un buon bicchiere di vino? Una bottiglia intera, ma riflettete, padrone. I fratelli frammassoni fanno subire ai loro neofiti la prova del fuoco, dell'acqua, ma mai quella del vino. Meglio soprassedere. Ora che siamo di nuovo in viaggio insieme e che entrambi amiamo ammazzare il tempo chiacchierando, mio caro Jacques, riprendi pure a raccontarmi la storia dei tuoi amori. No, troppe interruzioni, padrone. È vero, proverò a raccontarti la storia dei miei amori. Storia salace. Pensavo che voi nobili foste tutta galanteria superficiale. Non ho mai assistito a corse di spermatozoi, ma ho dato molte partenze. Sì. Innamorarsi è la ricetta dei vecchi contro il tempo. Dunque, la fanciulla si chiamava Agatha. Oh. Alla vigilia del suo onomastico, Sant'Agata, un mio amico, il cavaliere di Saint-Ouen, mi ha fatto capire che le avrebbe fatto piacere ricevere un regalino, ma in quel tempo non avevo un soldo. Non mi meraviglio, padrone. Con tutti i pranzi, i teatri, le scampagnate che offrite a destra e a manca, chissà quante ne avete offerte a quel cavaliere. Ora, un amico caro. Caro, carissimo, proibitivo. Vedete, l'amicizia è come il diluvio universale. Un fenomeno di cui tutti parlano, ma che nessuno ha mai veduto. Basta, linguaccia. Il mio amico mi presentò a due prestasoldi. Scommetto che in quel momento erano a corto di liquidi. Già, allora il cavaliere mi propose di comprare a credito merce d'occasione. Oh, merce rubata. Mi accompagnò da una vecchietta vivace come una cutrettola. Che facevo da riverenza ogni tre parole. La Bridois aveva merce di prima qualità. Da lei presi un solitario purissimo che pareva fatto apposta per il dittino di Agatha. Poi scelsi dei preziosi da rivendere con calma. Il signor Lebrun e il signor Lecoq, gli usurai, ne comprarono parecchi, dandovi pochi Luigi e trattenendo una bella somma per la loro commissione. E avete firmato anche cambiali? Sì, ma Agatha ebbe una bella festa. Lasciata a se stesse, le cose tendono ad andare di male in peggio. Voi siete Diderot, il grande scrittore. Discorrere con voi per me è un onore. Per la poesia io mi sento lestro. Qual è il consiglio vostro, buon maestro? Di giovani poeti ce n'è tanti, da far scappare la pazienza ai santi. Nei tempi antichi a Sparta erano gettati giù da una rupe non appena nati. Viva l'enciclopedia! In tasca, guarda caso, trovo un foglio. Un semplice parere da voi voglio. Ancora versi eppure brutti assai. Ha, ha. Migliori voi non ne farete mai. Ha, ha. Pazienza se non sono un gran poeta. Mediocrità si chiama la mia meta.
Posso annunciare pieno d'esultanza, sì, che noi mediocri siamo in maggioranza. La pessima poesia piace alla gente che la compensa profumatamente. Scommetto che io avrò un miglior destino di voi col vostro stile sopraffino. Purtroppo c'è chi in letteratura si butta sul trasfirto d'avventura, varando nello stile fa la parte di chi giocando imbroglia con le carte. Oh, cavaliere, spero che nessuno vi abbia seguito. Ho detto a tutti di essere partito per l'America, ma vivo qui nascosto nel mio palazzo. Signorino? Che cosa c'è, Abdul? Il signor conte vostro padre è serenamente trapassato. Avete sentito, cavaliere? Mio padre è morto! Ma come? Non piangete? No, io lo conoscevo appena, sono cresciuto in collegio. Ora finalmente posso disporre delle mie sostanze. Abdul, fai passare i creditori. Signorino, essi aspettano in anticamera da 2 ore, ma io aspetto da 2 anni la mia paga. E c'è tempo, ricordati che cosa dice il cristianesimo: gli ultimi saranno i primi. Ma io sono musulmano. Avanti, signori. Signor Conte? Oh, signor Lebrun, sono appena tornato dall'America, ma ho subito pensato a voi. Certi signori si vergognano di chiedere un prestito a tal punto che poi non osano più restituirlo. Signor Lecoq! Si presta solo ai ricchi perché i poveri rimborsano meno. Signorina Bridoux, è molto che aspettate. Ecco qua. Oh, finalmente! Gli uomini, proprio come i numeri, acquistano valore dalla loro posizione, signor Conte! Aggiungeteci uno zero! Prego! Ecco! Cavaliere! Salve! Evidentemente, per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno. Caro amico, i genitori di Agat vogliono sapere le vostre intenzioni. Scrupoli tardivi, ma anche voi, amico mio, mi avevate fatto sperare maggiore disponibilità in quella piccola borghese. E chi immaginava che fosse un fiorellino? Da che non venite a trovarla? Ha sempre gli occhi rossi, poverina! Se tornassi, mi accoglierebbe a braccia aperte. Sì, siete il migliore degli amici. Anche voi? No, se mi conosceste non vorreste conoscermi. Sono un infame! Non umiliatevi così. Nel mio passato c'è una macchia. Una rondine non fa primavera. Ho tradito un amico. Io e quel mio amico frequentavamo la stessa casa per via della stessa ragazza. Lui era innamorato di lei, lei era innamorata di me. Lui la manteneva e io approfittavo di lei. Non ho mai avuto il coraggio di confessarlo al mio amico, ma debbo farlo. Sì, ditegli tutto. Come la prenderà? Sarà commosso dalla vostra sincerità e vi abbraccerà. Anche voi fareste così? Certamente. Allora abbracciatemi! Quell'amico che ho tradito siete voi! No, non merito perdono. Darei tutto il mio sangue per lavare la mia colpa. Mettete via quell'arnese, Agat non merita tanto. Sì, è una circe. Invece di trasformarci in maiali, ci ho trasformato in somari. E come fate per i vostri incontri? Ditemi. Farò di più, ve ne procurerò uno. La sera aspetto sotto la finestra della nostra bella. E quando lei mette il vaso di fiori sul davanzale, con la chiave che mi ha dato, apro la porta sul vicolo, salgo le scale in punta dei piedi, mi spoglio nel camerino e la raggiungo a letto. Siccome in casa c'è sempre gente, non parliamo! Già, avete di meglio da fare. E questa notte siete atteso? Certamente! Mi cedereste il vostro posto? Senz'altro! Anzi, potremmo spogliarci tutti e due e infilarci insieme nel suo letto! No! Per quanto spregevole, una donna non va umiliata. Lasciatemi la porta aperta. Quel pesce lesso del conte si è rifatto vivo. Se si aspetta che lo faccia divertire, per quei 5-6 anellucci che sono riuscita a strappargli, sta fresco. Cara mamma, dobbiamo pretendere molto di più dal conte, ora che ha ereditato. Vieni, vieni, mio bel porcellone. Facciamo insieme il gioco delle favole di Perrault. Io sarò Cappuccetto Rosso e tu il lupo. Oh. Di chi sono queste manine piccoline? Del lupone. Oh. E di chi queste tettine tenerine? Del lupone. Oh. Di chi sono queste chiappette sodette? Del lupone. Oh. Oh.
E queste cosciotte pienotte del lupone! Di chi è questo scrignetto stretto, stretto, stretto? Del mio grosso lupone! Fate lume! Cosa hai fatto, figlia sciagurata? Sei la vergogna della famiglia! E voi, vile seduttore, la pagherete in galera! Calma, calma! Coraggio, signorina! Cavaliere, salvatemi! È colpa vostra! Se aveste approvato lo scherzo che vi avevo proposto di presentarci entrambi all'amplesso di Agat, tutto sarebbe finito in burletta! Ciao! Mi ha sedotta lui, il conte! Signor conte, mi dispiace, ma siete in arresto! Abuso di minore! Chi è l'uomo che è appena fuggito? Il cavaliere di Saint-Ouen, il mio miglior amico! Bell'amico! È stato lui a chiamare noi guardie insieme ai familiari della ragazza! Come avete detto che si chiama? Cavaliere di Saint-Ouen! Uno dei suoi nomi di battaglia! È un malfattore che lasciamo a piede libero poiché ci segnala i colpi in preparazione! Oh, figlia mia! Non mi dite che dovrò sposare la sinforosa minorenne! No, ma ci sarà sicuramente un risarcimento finanziario! Commissario! Aspetta un bambino! Che io non ho generato! Ma che per legge è vostro! Hai visto, mamma? Gliel'abbiamo fatta al conte! E bravo cavaliere, brava signorina Agat, una coppia moderna, una spregiudicata con un pregiudicato. Vedete padrone, nel serpente il veleno sta nei denti, nella mosca nel capo, nello scorpione nella coda e nell'uomo in tutto il corpo. Cose da ultimi giorni di Pompei. Povero signor Pompei, di che cosa è morto? Di un'eruzione. Sì, scommetto che il cavaliere e la sua bella si divisero una grossa cifra. Ma non ve la prendete, padrona, a questo mondo non ci sono solo gli amici, ci sono anche le brave persone. E tu, caro Jacques, a che punto eravamo con la storia dei tuoi amori? Hai sempre avuto successo nonostante questa faccia da scemo? Da noi in campagna non è la faccia che le donne guardano. Pensate, sono riuscita a perdere due volte la verginità quando non ero più vergine da un pezzo. Perbacco, e com'è successo? Quando ero un ragazzino al mio paese, i mattacchioni dell'osteria mi prendevano in giro. Jacques, lo sai che cos'è una donna? Certo, un uomo senza baffi né barba. Le matte risate. Una mattina, davanti a casa mia, trovo la signora Suzanne che mi invita ad andare con lei nel bosco a far legna e mi precede dimenando l'osso sacro con intenti profani. Arrivati nel bosco, si sdraia in terra, piega le gambe avvicinando i talloni al di dietro. Le gonne si accorciano e le vedo, la valle dell'Eden. Jacques, vieni a riposarti con me. Dopo un paio di riposi mi fa: bravo Jacques, gli hai presi bene in giro i mattacchioni del paese. Qualche giorno dopo, la signora Marguerite chiese a mio padre, un ragazzo, per portare un sacco di grano al mulino. Ero il maggiore, toccò a me. Nel viaggio di ritorno, presso il ruscello, la signora Marguerite si sdraia sull'erba. Signora, state male? No, no, un mancamento. So che sei un bravo ragazzo, non lo diresti a nessuno. Mi prende una mano e se la mette non so dove. Ma qui è vuoto, lei aveva messa la sua mano addosso a me dove c'era parecchia roba. Mi trovo sopra, mi trovo sotto e mi scappa detto: ah, signora Suzanne, come mi fate star bene? Ma non era Marguerite? Mi ero confuso, così mi è toccata confessare che anche l'altra signora mi aveva spiegato il gioco. E le hai più riviste le due generose signore? Sì, più di una volta. E non si sono mai litigate? Anzi, sono diventate più amiche di prima. C'era una volta un bimbo capriccioso che nella notte non aveva riposo e tutti quanti faceva impazzire che su ogni cosa aveva da ridire. Bastardo di una nobile casata, nessuna voglia gli veniva negata. Ma l'otto ricco erede universale non fa meraviglia se cresceva male. Ci fu una notte che si diede ad urlare per fare tutti quanti risvegliare, così che gli abitanti del castello corsero in frotta al disperato appello. I camerieri molto malcontenti
morti di sonno. Brontolan tra i denti, da un borgo lontano, la vecchia nutrice fu trascinata, in men che non si dice. Mezzanotte al centro del salone, prete Sechille i numeri per soppone, tenendosi per mano tutte quante, ballassero una giga entusiasmante. Sbaglia Rousseau, filosofa d'effetto, che dice il bimbo un essere perfetto, per una buona e sana educazione, odien di più qualche buon sculaccione. Vedi, Jacques, senza volere il destino ci ha condotti a una meta. Che sarebbe? La capanna del balio del mio figlioccio. Appena sarà più grandicello lo porterò a Parigi per farne un uomo il più possibile diverso dai suoi genitori. Bravo, vero? Padrone! Mentre voi vi tratterrete col vostro ragazzino, io raggiungerò la mia innamorata, la donna di cui ancora non vi ho mai parlato. È vero, abbiamo avuto parecchie interruzioni nel raccontarci i nostri amori. Vi ricordate la mia ferita al ginocchio, le maldestre cure del medico di campagna, la buona donna che aveva rotto l'orcio dell'olio? Era la governante del castello di Mirmont. Quella brava persona parlò di me al barone del castello, che mandò una carrozza a prendermi per farmi curare da un bravo medico. Quella governante aveva una bellissima figliuola, Denise. È di lei che mi sono innamorato. Il castello di Mirmont, sì. Il barone di Glande è un caro amico. Ho conosciuto la tua Denise, la più bella ragazza di tutta la regione. 4 volte al giorno mi veniva a medicare il ginocchio. Allora io le comperai un paio di giarrettiere ricamate, ma non sapevo come dargliele. Regalo intimo. Le avevo messe sul cassettone. Per chi sono? Per la mia innamorata. Andiamo, Denise. Non avete capito che siete voi? Siete contenta? Fate contento anche me! La ragazza mi prese per un braccio, mi trascinò sopra il letto gridando: «Signor Jacques, fate quel che volete della povera Denise!» E tu che cosa hai fatto? Nulla, ma ora torno e la sposo. Dicono che il mio padrone, il barone del castello, divennero amanti della bella Denise, mia moglie, ma chissà qual è la verità, è inutile chiederla alle donne. Si sa che qui in Francia e in Europa in genere le donne sono tutte di specchiata virtù, ma in Persia, il paese delle mille una notte, se ne possono vedere di tutti i colori. Se voi domandate a una vedova se si è consolata della perdita del marito, o a una religiosa se pratica l'autogratificazione, vi sentirete rispondere: no! Se poi domandate a una signora un po' antichetta se paga i suoi gigolò, o a una maritata se tradisce il suo sposo, vi sentirete ancora rispondere: no! Se poi domandate a una fanciulla illibata se pratica la sodomia, o a una cortigiana se maltratta i suoi clienti, vi sentirete infine rispondere: no! La verità vera bisognerebbe domandarla ai gioielli indiscreti delle donne, perché le bocche verticali sono più sincere di quelle orizzontali. Venite, padrone, abbiamo la dea ragione e le odalische persiane. È l'onore delle donne, il gioiello più prezioso, vive fra le neghittoso nel candore delle gonne. Se la bocca femminile spesse volte menzognera, ce n'è una più sincera dallo spirito sottile. Nella Persia misteriosa vive un magico sultano, un anel possiede arcano di potenza prodigiosa. Se le donne menton liete e girando quel suo anello dà la voce sul più bello alle bocche lor segrete. Piangi pure, vedo, bella, mi consolo col becchino. Io mi curo col ditino, son la pura monachella. No!
Ma è una vera magia. Se il mio pelo è tutto bianco, biondo e l'oro per gli amanti, al mio sposo fin davanti, di tradirlo mai mi stanco. No! Straordinario! Il mio ingresso è sigillato, pauso il retro per l'amore, partigiana tutte l'ore, troppe verghe m'han stufato. No! Porterebbe molti guai se venisse qui il sultano col suo anello così arcano. Non vogliam che venga mai, non vogliam che venga.